Carissimi amici di Arti in Movimento Web Radio, buonasera a tutti. Questa sera, dopo un po' di tempo, torniamo a parlare sul nostro canale Attualità. E torniamo a parlare con un graditissimo ospite che ci è già venuto a trovare l'anno scorso in due occasioni. Con lui parleremo del penultimo libro da lui scritto, Il dovere della memoria, e saluto quindi con grande trasporto, con grande affetto, il professor Franco Cardini. Professore, buonasera. Buonasera, grazie per l'affetto e grazie anche per l'invito, naturalmente. Allora, professore, io, come dicevamo fuori onda, ho letto questo suo libro che ho preso per Natale, mi sono fatto questo regalo per Natale, e ho trovato questo libro molto interessante, perché dal titolo e dall'immagine sembra Il dovere della memoria. In realtà poi, quando uno lo legge, è un dovere della memoria un po' particolare, non nel senso che lei non tributi il giusto sentimento storico verso quello che c'è stato nel passato. Io mi riferisco soprattutto a quello che c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale e poi anche nella prima, ma soprattutto durante la seconda. Ma fa una disquisizione, direi, un racconto che, a mio modo di vedere, e per quello mi è molto piaciuto questo libro, è un po' controcorrente. In particolare, lei parla in una maniera così, appunto, che io ho definito adesso controcorrente, di una figura come quella di Winston Churchill. Ma direi, iniziamo col voler cercare di raccontare ai nostri ascoltatori che cosa, perché lei ha utilizzato questo titolo e che cosa ha voluto raccontare in questo libro. Sì. Ma anzitutto io ho voluto, perché senza darmi aria di così trovarmi di essere bastian contrario, trovarmi controcorrente, senza nulla di tutto questo, io sono obiettivamente uno che si è sempre trovato piacevolmente a disagio nel ruolo che ricopre. Voglio dire che io mi sono trovato ad essere professore universitario non senza nemmeno accorgermene, perché ho lavorato duramente per diventarlo, ma senza averne avuto mai la minima intenzione. Io sono figlio di operai nel quartiere popoloso, nel quartiere più popolare di Firenze, di Oltrarno, di San Frediano. Per me, per la mia famiglia, già mandare un figlio all'università, sto parlando della fine degli anni 50, era un traguardo sociale, non diciamo da champagne, perché non se lo potevano permettere, e credo che non gli sarebbe nemmeno piaciuta tutta quella roba con le bollicine, se era al tempo in cui si faceva l'acqua minerale frizzante in casa con le prese di sale minerale. Quindi, però, vecchia famiglia rossa, totalmente rossa, con una pecora nera, c'è sempre uno zio materno, ma per il resto, e famiglia di operaia, anche se poi, insomma, era un operaismo che tendeva all'artigianato, come spesso in tutte le famiglie fiorentine di livello subalterno, e quindi l'università era già un traguardo impensabile. Mio nonno paterno era totalmente analfabeta, era un vecchio anarchico, a modo suo molto colto, sapeva la Divina Commedia quasi a memoria, e anche l'Ufficio dei Morti in latino. Lo storpiava un po', ma lo sapeva, però nessuno si sarebbe mai immaginato. Io a mia volta volevo andare alla facoltà di lettere, contrariamente ai miei, che mi avrebbero spinto piuttosto verso una carriera di avviamento al lavoro, una carriera professionale, e il mio massimo traguardo, che per la mia famiglia era impensabile, era diventare professore di liceo. Anzi, io volevo ambiziosamente diventare professore in un grande liceo fiorentino, e mi dicevano che queste cose le facevano soltanto i figli dei ricchi. Mi sono trovato così, professore universitario,
Mi sono anche trovato in un ambiente di estrema sinistra e io, essendo nato e vissuto in una città rossa, in un quartiere rosso, in una famiglia rossa, anche se le donne andavano in chiesa, io ho ricevuto una buona educazione cattolica alla quale mai nessuno dei miei parenti socialisti o comunisti si è mai sognato di opporsi, però erano le mani della nonna. E quindi sono uscito fuori una pecora nerissima. Nel 1953, dopo i fatti di Trieste, io mi iscrissi alla Giovane Italia. Decisione corroborata dai fatti d'Ungheria nel 1956, che evidentemente io leggevo in una prospettiva che oggi non adotterei più, che era la prospettiva anticomunista, laddove avrei dovuto leggerli in un'altra prospettiva. In effetti c'era già qualcosa che non mi tornava, perché il 56 non è soltanto l'anno dell'Ungheria, è anche l'anno in cui inglesi e francesi impediscono all'Egitto di prendersi la sua buona fetta prevalente di diritti sul canale di Suez, alla faccia di tutta l'autodeterminazione dei popoli, la libertà, il rispetto delle società più deboli, eccetera, eccetera. Quindi, alla faccia di tutta questa spolveratura di roba democratica che io vidi tranquillamente calpestata, e questo non mi tornava troppo. D'altra parte, ero troppo occupato a combattere su troppi fronti, la famiglia, la scuola, gli amici che erano tutti allineati e coperti col PC, e quindi non avevo tempo per smarcarmi da questa cosa che adesso lo riconosco, è stata una delle cose più indegne e più deleterie di tutta la storia del XX secolo, nella sua seconda metà, che è stata la Guerra Fredda. E nella Guerra Fredda io, alla quale io partecipai indefessamente, io ero allineato e coperto nei confronti dell'Occidente atlantista, cosa che adesso non farei più, ma mi sfuggiva il fatto che le due superpotenze in realtà certamente dialogavano fra loro in modo violento e in modo concorrenzialmente duro e disonesto, però nello stesso tempo si sostenevano a vicenda. Se l'una avesse zoppicato, avrebbe cominciato a zoppicare anche l'altra. Infatti ce ne siamo accorti, perché quando l'Unione Sovietica è crollata, per un certo periodo, gli occidentali e soprattutto gli occidentalisti hanno cantato vittoria. Mi ricordo ancora benissimo questo stupidissimo pamphlet del signor Fukuyama, che parlava del fatto che ormai era finita la storia perché gli Stati Uniti d'America erano il nuovo impero romano e con esso non si sarebbe più tornati indietro, perché la libertà, la democrazia, la giustizia ormai erano raggiunte e si trattava soltanto di amministrare l'esistente. Questo detto nel 1890, mentre succedeva quello che succedeva dall'Asia all'Africa, ai Balcani, all'America Latina, faceva assolutamente ridere. Era chiaro che la storia non era affatto finita e anzi si sarebbe rimesso in moto, ma sul momento tutti giurarono su Fukuyama, poi giurarono anche su Samuel Huntington e sul Cozzo delle Civiltà, che interpretarono in modo grossolanissimo, e vabbè, a quel punto però io ero già partito per altre lidi, per altre tangenti, e mi ero accorto anche che le mie posizioni nella Guerra Fredda, anni 50, 60, eccetera, erano ingenue, erano in buona fede, erano quelle che poteva avere un ragazzino, un adolescente, ma erano totalmente sballate. Non è che me ne vergogno, le rinnego, io non ho proprio nulla a rinnegare, ne ho semplicemente, io faccio lo storico di mestiere, sono semplicemente storicizzate. In quel momento io non potevo, una persona nelle mie condizioni non poteva pensare molto di diverso da quello che pensava. Però
lo smarcarsi dalla logica della guerra fredda sarebbe stata una buona scelta. E in effetti io quasi immediatamente cominciai a simpatizzare per chi lo faceva. Non lo sapevo ancora, però cominciai a simpatizzare, per esempio, per l'Egitto di Nasser o anche per l'India di Nehru, addirittura per la Jugoslavia del presidente Tito, che aveva trovato un'altra strada. Poi si poteva dire di Tito tutto il male che si volesse su altri piani, però quest'idea di smarcarsi dall'Unione Sovietica e mantenere un regime al suo interno di tipo socialista e nello stesso tempo non allinearsi all'Occidente, non correre a offrire all'Occidente le basi jugoslave, e l'Occidente le avrebbe, l'Occidente, gli Stati Uniti d'America le avrebbero volute, ma lui non lo fece. Lui capì che bisognava trovare un'altra strada. Ecco, quest'altra strada era la cosa che mi interessava. Io capii abbastanza presto, oscuramente, che fra il capitalismo e l'occidentalismo da una parte e il collettivismo, sia pure corretto dallo statalismo, tutto quello che si vuole, il collettivismo, l'ateismo dall'altra, ci doveva essere un'altra strada, una strada più adatta alla civiltà e alla cultura europea. Beh, bene o male, ecco, da queste convinzioni di fondo io non ho mai deflettuto, e siccome lei mi ha fatto l'onore di dirmi che in fondo il libro non le è dispiaciuto, in fondo nel dovere della memoria io continuo nel solco di queste vecchie posizioni che spero nel frattempo di aver un pochino limato, un po' affinato, forse non rese troppo più moderate, anzi forse per certi versi anche di averle radicalizzate, ma radicalizzate in questo senso. Io credo profondamente nel dovere della memoria, credo che la memoria si debba esercitare cioè a 360 gradi, senza censure. Constato che alla memoria al giorno d'oggi viene esercitata in mezzo a millanta censure. Il politically correct in fondo è una forma di censura pervasiva, e ce ne stiamo accorgendo, e credo, perché sono eticamente e culturalmente un reazionario, a livello sociale ed economico no, ma a livello etico e culturale sì, io sono convinto che i diritti umani non esistano, che i diritti in generale non esistano. I diritti sono una bellissima, illustre, meritoria cosa creata dal genere umano nella sua dinamica storica. C'è bisogno di pensare a ridicole procedure meccaniche come quelle ideate da Rousseau col contratto sociale o roba di questo genere, però l'antropologia culturale ci ha insegnato molto al riguardo di come si aggregano le società, e ci ha insegnato che le società si aggregano sempre in modo gerarchico e non si aggregano mai sulla base di un patto, come dire, di carattere egalitario, e ci ha insegnato ancora l'antropologia culturale, anche se molti antropologi stessi non se ne sono resi conto, che le società umane non stanno dritte, non stanno in piedi perché hanno dei diritti, e nemmeno gli individui procedono perché hanno dei diritti. È quello che noi non stiamo riuscendo a insegnare ai nostri ragazzi. La colonna vertebrale delle persone e degli individui non è costituita dai diritti, ma è costituita dai doveri, e dai doveri reciproci. Dovere della memoria è uno di questi doveri. Spero di essere stato più duro possibile. No, no, è stato molto chiaro, direi più che duro. Io No, direi non duro. questo. Non duro con lei, duro No, con no, no. gli idoli ordinari del nostro mercato ideale, diciamo, del nostro mercato delle idee. Sì, ho capito. Senta, lei parla, innanzitutto, il libro inizia nei primi due capitoli ricordando la tragedia, giustamente, della Shoah. Poi aggiunge un punto che tempo fa
soprattutto, mi lasci dire, negli ambiti più di destra, no, aveva fatto scandalo, cioè per un certo periodo non si era portato avanti il discorso relativo alle foibe, no? Poi tutto ciò si è, mi lasci dire, come ha detto lei prima, politically correct, si ricordano anche le foibe. In tutto questo, forse lei vuol dire che è giusto ricordare la Shoah, ma che non esiste solo questo? Perché non ricordiamo magari quello che hanno fatto gli inglesi in India durante la Seconda Guerra Mondiale? Cita lei espressamente il grano requisito nel Bengala che ha portato all'uccisione per carestia, per fame, di, mi corregga se sbaglio, 3 milioni di individui? L'orina delle vacche buttata sugli indù che occupavano le sedi dei binari ferroviari per non far uscire i treni, e con questo volgarissimo disprezzo per le idee, per le convinzioni religiose dei popoli soggetti, senza capire che un indù, anche di casta bassa, perfino un intoccabile, che si sente trattato in quel modo, si considera condannato per sempre, perfino indegno di ricevere il beneficio delle fiamme che distruggano il suo corpo e che permettano alla sua anima di raggiungere il respiro universale del cosmo. Questa volgarità e questa violenza, che non è soltanto fisica, e del resto si è detto per i campi di sterminio, si è detto che al di là delle privazioni, della mancanza di cure, della mancanza di cibo, delle violenze, delle torture, spesso del sadismo e via discorrendo, c'era questo disprezzo continuo dell'essere umano, anche della sua fede e via discorrendo. E questo si dice per i campi di sterminio e si dice giustamente. Non lo si dice per altri, su altri si passa sopra. Lo stesso comunismo stalinista ha goduto per molto tempo, anche se adesso è un tempo finito, però è qualcosa di irrecuperabile. Ha goduto di questa indulgenza sottintesa, si era troppo occupati a dir male, a distruggere l'immagine, quel che ne rimaneva del nazismo, per poter approfondire quello che era successo in Unione Sovietica, e che era stato, fra l'altro, un prezzo da pagare, perché bisogna sempre fare un discorso cinico quando si parla di storia, di costi e di ricavi, purtroppo, le deportazioni, i genocidi e via discorrendo, erano serviti all'Unione Sovietica per passare da un grande paese a base agraria e caratterizzato da istituzioni autoritarie molto premoderne per molti versi, a un grande paese invece a struttura fondamentalmente industriale, una grande potenza industriale che potesse esplicare tutte le sue potenzialità, a scapito naturalmente, a forte scapito dei diritti individuali e anche di quelli comunitari. Per tutto questo adesso viene etichettato come stalinismo, si usa il termine stalinismo nel senso del peggiorativo assoluto del comunismo, e nello stesso tempo si dimentica però che quello è stato il costo, appunto costi ricavi, il costo da pagare per trasformare un paese, e ci si dimentica sempre che Stalin è stato l'inventore, fra virgolette, di questa strana teoria del socialismo in un solo paese, che ricorda molto da vicino qualche cosa di nazionalsocialista in fondo, e si dimentica che Stalin
si è servito dell'internazionalismo comunista, alluda alle istituzioni del Comintern, come di un grimaldello imperialista per il suo paese. Il che, in qualche, non voglio né fare l'apologia di Stalin né difenderlo, eccetera. Voglio semplicemente dire che Stalin ha goduto per molto tempo, e la memoria di Stalin ha goduto per molto tempo del fatto che si doveva mantenere viva la fiaccola del nazionalsocialismo come il male assoluto. Adesso queste cose sono passate, però per altri motivi storici collegati evidentemente alla dimensione della Shoah e quindi alla dimensione del rapporto tra la storia del mondo attuale e la costruzione dello Stato ebraico, dello Stato di Israele, per gli stessi motivi si continua a coltivare l'idea del nazismo come il male assoluto e non si osa troppo paragonarlo ad altri fenomeni. Se lo si facesse, lo si farebbe certamente mettendo avanti di nuovo il paragone con il comunismo, che è diventato un paragone classico, senza valutare, appunto alludo di nuovo alla dottrina socio-economica dei costi e dei ricavi, senza valutare per esempio quello che al mondo è costato fra 39 e 45 il mantenimento folle, demenziale, fallimentare dell'impero britannico, il quale fallimento dell'impero britannico ha richiesto l'ostinazione della continuazione della guerra da parte di Winston Churchill, in un momento in cui, e alludo al momento fra il giugno e il dicembre del 1940, un momento in cui la pace era effettivamente possibile. Dopodiché, poi Hitler ha fatto l'errore, a mio avviso è stato un grosso errore, dell'assalto all'Unione Sovietica, che non pensava minimamente ad assalirlo, e tutta la propaganda nazista volta a dimostrare come in realtà Stalin stesse preparando un assalto, eccetera, era destituita di ogni fondamento. Infatti gli storici, anche quelli che continuano ogni tanto a ritirare fuori questa storia, però non hanno più calcato questa strada, anche perché i documenti parlano chiaro. Se Hitler non avesse fatto lo sbaglio, lui, di assalire l'Unione Sovietica sulla base delle sue fisime, dei suoi presupposti, chiamiamoli ideologici, della sua schizofrenia, del suo dilettantismo aggressivo, di quello che si vuole, se non fosse successo questo, l'impero inglese forse non avrebbe retto. Si sarebbe arrivati a una pace o a un armistizio fra 41, 42, 43, che avrebbe ridimensionato fortemente la potenza inglese. Churchill ha giocato il tutto per tutto, sperando che Stalin arrivasse in suo aiuto, come è successo. Ma Churchill questo non lo auspicava, non lo voleva, non lo pensava nemmeno. Churchill voleva replicare lo schema della Prima Guerra Mondiale, trascinare a tutti i costi, anche contro la sua volontà, gli Stati Uniti d'America nel conflitto. Churchill sperava questo e quindi teneva duro per questo. E questo è stato un altro dei suoi madornali errori di valutazione. Solo che l'errore di valutazione è stato, come dire, compensato, anzi annullato, dal fatto che effettivamente le cose, eterogenesi dei fini, come diceva il vecchio abate Rosmini, le cose sono andate non come pensava Churchill, ma nella stessa direzione in cui Churchill avrebbe voluto mandarle, per un motivo, per una serie di motivi del tutto diversi, appunto, principalmente l'assalto demenziale di Hitler all'Unione Sovietica, ingiustificato, avventato. E l'assalto altrettanto avventato, anche se forse storicamente non ingiustificato, ma altrettanto avventato, del Giappone nei confronti degli Stati Uniti. A questo punto si sono evocati
due potenze, due, come diceva l'ammiraglio Yamamoto, due tigri dormienti che messe insieme hanno fatto a pezzi le potenze dell'asse. Nonostante queste potenze dell'asse poi al suo interno, al loro interno, tanto d'accordo non andavano. Noi ci continuiamo a dimenticarci che è Hitler che ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America e che il presidente Roosevelt aveva dichiarato guerra, sì, al Giappone dopo Pearl Harbor, ma si era guardato bene, anche perché c'era una forte opinione pubblica germano-americana che lo premeva, che aveva degli elementi importanti anche all'interno del sistema bancario e del sistema produttivo americano. Roosevelt non aveva dichiarato guerra alla Germania, così come Stalin dichiarò guerra solo formalmente al Giappone, giusto all'ultimo momento. Stalin la sapeva più lunga di Hitler, sapeva bene che non ci si infila in un vicolo cieco avendo due nemici, uno a destra e uno a sinistra. Hitler ripeté l'errore di Napoleone, eppure lui la storia la sapeva discretamente, insomma, avendo già l'inimicizia dell'Inghilterra, decise di farsi un nemico anche a est e fu schiacciato. Stalin se ne guardò bene fino all'ultimo momento, anche se capiva che il Giappone non ce l'avrebbe fatta con gli Stati Uniti, ma avrebbe potuto anche, insomma, l'idea di occuparsi della Kamchatka, anche qualche isola giapponese, quelle Ainu, eccetera, eccetera, era un'idea che lo aveva solleticato, però lui se ne guardò bene perché si rese conto che non era proprio il caso, anche perché nel frattempo non si capiva bene dove sarebbe andata la Cina, e in quel momento Stalin preferiva aspettare che la Cina si liberasse del pericolo giapponese per decidere poi cosa avrebbe potuto fare come potenza continentale, laddove un assalto al Giappone lo avrebbe obbligato a occuparsi un po' troppo del Pacifico, e lui nelle questioni di mare non ci voleva entrare. Stalin era uno schmittiano abbastanza di stretta osservanza, anche se non aveva letto una riga di Carl Schmitt, però capiva bene che il destino di una potenza come l'Unione Sovietica era un destino fortemente radicato alla massa continentale. E questo è stato Professore, scusi, importante. ho Prego. un amico, uno scrittore di romanzi gialli, toscano come lei, di Prato, però, che non è la stessa cosa. No, ma io sono un mezzo pratese, ci ho abitato a Prato e voglio molto bene a Prato. L'amico Non le Enrico preoccupare. Tordini che mi scrive: buonasera, caro Nicola, vorrei chiedere al professor Cardini se ritiene fondata la voce secondo cui l'attacco a Pearl Harbor non sia giunto di sorpresa, ma i servizi segreti americani lo avessero comunque previsto. No, no, ma non è una voce, su questo ci sono documenti che naturalmente non sono stati troppo divulgati, ma poi alla fine sono anche emersi. Si dice anche tutto sommato che ci fosse una parte, questo a me non sembra abbastanza provato, però io non sono né un americanista né uno yamatologo, quindi non saprei dirlo. E gli amici americanisti, nel senso di americanologi, o yamatologi che ho, lo stesso era il parere dello stesso Fosco Maraini, per esempio, che di Giappone se ne intendeva, anche perché c'era stato prigioniero, e sostenevano tutti che c'era tutta una parte dell'opinione pubblica americana che ormai riteneva che sarebbe stato il caso di entrare in guerra contro il Giappone, perché il manifesto destino degli Stati Uniti è sempre stato quello di signoreggiare il continente americano, e per questo basta la dottrina Monroe, ma il continente americano per forza di cose aveva un annesso, il grande cortile di casa che era gli Stati Uniti, si prolungavano nel mare, ma quel mare era il Pacifico. La
la grande politica americana, soprattutto del Grand Old Party, del Partito Repubblicano, era quello di rispettare il fatto storico che erano i fratelli maggiori a dover essere padroni dell'Atlantico. L'Atlantico era una cosa inglese. E già facendo questo, gli americani, da buoni figli discoli della potenza britannica, decurtavano la loro vecchia madrepatria di una parte del dominio imperiale su tutti i mari, perché gli inglesi ritenevano di avere anche, e ritenevano a ragione, di avere anche grossi interessi sull'Atlantico, sul Pacifico, almeno sul Pacifico più vicino alle coste asiatiche, sul prolungamento dell'Oceano Indiano, se vogliamo. E allora questo gli americani lo rispettavano profondamente. Anche il presidente Roosevelt, Roosevelt nel senso di Teddy Roosevelt, non Franklin Delano, che pure era un imperialista convinto e come, era dell'avviso che il destino manifesto degli Stati Uniti sarebbe stato quello di egemonizzare l'Oceano Pacifico. Per questo era importante il rapporto con tutto il mondo della West Coast, quindi la capitale ideale degli Stati Uniti d'America si stava spostando verso Los Angeles e San Francisco. Era importante la politica nei confronti, addirittura politica molto lungimirante nei confronti dell'Hawaii, ed era importante naturalmente il rapporto con il Giappone, che è stato la molla che ha occidentalizzato il Giappone. L'età Meiji nel Giappone non ci sarebbe stata se l'imperatore dell'epoca non si fosse appoggiato fortemente agli Stati Uniti, e fra l'altro lo aiutarono a contenere tutto quello che rimaneva del vecchio orgoglio sciogunale dell'aristocrazia giapponese, lo aiutarono nell'occidentalizzazione di facciata, di vernice, tutto quello che si vuole, però molto profonda, del Giappone, e per molto tempo il Giappone diventò una sorta di colonia sui generis degli Stati Uniti. Tanto è vero che nella prima guerra mondiale il Giappone non ebbe la minima esitazione nell'appoggiare gli Stati Uniti, anche se in fondo il Giappone aveva geopoliticamente di fronte un avversario potenziale che era la Russia zarista, e la Russia zarista stava con l'intesa. Però la Russia zarista a un certo punto crollò, come sappiamo, nel 17, eccetera, e d'altra parte i giapponesi capirono che il loro appoggio alle potenze dell'intesa avrebbe loro permesso una penetrazione comunque in un'Asia che era indebolita, perché l'impero cinese era caduto nel 1911, l'impero zarista era caduto nel 1917, nulla faceva pensare che la Russia di lì a poco sarebbe diventata di nuovo un grande impero, sia pure sotto mutate spoglie. La Russia li fa spesso di questi scherzi. E allora i giapponesi naturalmente pensavano che l'alleanza con gli Stati Uniti sarebbe durata a lungo e che quindi bisognava rassegnarsi ad avere un padrone, un grande padrone occidentale dell'Oceano Pacifico. Poi questo padrone diventò un po' ingombrante e una parte della classe dirigente giapponese decise che bisognava cambiare cavallo, perché altrimenti la potenza sul Pacifico degli Stati Uniti sarebbe stato un fattore strangolante per gli Stati Uniti d'America. Quindi noi abbiamo un Giappone che cambia le carte in tavola negli anni 30, però tutto questo resta confinato sempre alla politica del Pacifico. La politica americana cambia potentemente e cambia
a causa, non dico per merito o per colpa, dico a causa, anche perché in storia è stupido parlare di meriti o di colpe, grazie a Dio la storia non è un tribunale, la storia si deve occupare di comprendere cos'è successo, non comprendere per giustificare, comprendere per capire dall'interno, per cui io non dico che gli inglesi abbiano fatto bene o male, dico semplicemente che sono gli inglesi che hanno chiamato gli Stati Uniti nel loro piccolo golfo atlantico, che era costituito dal Mediterraneo. Mediterraneo che era diventato un lago inglese. Bisogna rileggerla la dichiarazione di guerra di Mussolini del 10 giugno del 1940, che è tutt'altro che un ridicolo comizio. È un concentrato di proposte politiche importanti. L'Italia non potrà far mai nulla, potrà guadagnarsi tutte le colonie che vuole, potrà avere tutto lo sviluppo sociale, economico, politico che vuole, ma resterà imprigionata nella gabbia del Mediterraneo. E naturalmente questo discorso è un discorso fatto da uno statista degli anni 40, oggi si penserebbe in maniera diversa, ma negli anni 40 si pensava ancora in questi termini. E quindi la libertà sul mare non ci sarebbe stata, per la semplice ragione che l'Inghilterra occupava l'ingresso del Mediterraneo dalla parte dell'Atlantico con Gibilterra, l'ingresso al Mediterraneo dalla parte di Suez con Suez, appunto, e la circolazione mediterranea con la piazza forte di Malta. E quindi congelava ogni possibilità di prospettive di sviluppo italiane, certo, con una diversa e più lungimirante idea dello sviluppo, per esempio delle comunicazioni aeree, si sarebbe potuti pensare in altri termini, ma nonostante il fascismo avesse dato un grande impulso alle comunicazioni aeree, anche sul piano civile e non solo militare, nel 1940 non si poteva pensare a una possibilità di fare una politica di grande potenza se non si dominava anche il mare, non bastava dominare il cielo. L'idea dell'intensità con cui si poteva dominare il cielo nel 1940 era incommensurabile a quello che si è pensato dopo. Quindi evidentemente l'Italia era incapsulata in questo sistema, e questo sistema faceva sì che un paese come l'Italia fosse prigioniero degli Stati dell'Inghilterra, perché l'Inghilterra dominava il Mediterraneo, e dominava il Mediterraneo perché il Mediterraneo è due cose: è il tramite fra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, senza circonnavigare l'Africa, ed è nello stesso tempo un grande golfo dell'Atlantico. L'Inghilterra dominava l'Atlantico, però l'Inghilterra non ce l'ha fatta, Churchill lo sapeva benissimo, a mantenere questa egemonia, il che vuol dire che già Churchill aveva capito, come tutta la politica inglese lo capiva, che la seconda guerra mondiale sarebbe stata comunque anche la tomba dell'impero britannico, e a questo punto non si poteva se non cedere l'egemonia mondiale agli Stati Uniti, invitandoli a diventare anche i padroni dell'Atlantico. Gli Stati Uniti questo l'hanno fatto con grande cinismo, l'hanno fatto con grande brutalità, l'hanno fatto con grande dispendio di mezzi. Questo patto del NATO, la NATO come diciamo noi italiani, è il grande grimaldello con cui gli Stati Uniti d'America stanno tenendo ormai da tre quarti di secolo in scacco Vicino Oriente soprattutto, ma anche gran parte dell'Europa e l'Italia in particolare. Noi non lo diciamo, ma dei 30 miliardi del recovery fund attuali sono congelate in spese militari di cui l'Italia non ha alcun bisogno, ma spese militari che vengono impegnate su imposizione degli Stati Uniti, perché un paese che si sta rimettendo in piedi dopo il Covid, di questi 30 miliardi ne avrebbe estremo bisogno, e invece li deve utilizzare in spese militari
apparentemente improduttive, non sono apparentemente improduttive, sono sostanzialmente deleterie nei confronti del paese che le fa. E questa imposizione noi la subiamo al punto tale che non osiamo nemmeno parlarne. A livello massmediale questo discorso non emerge mai, in nessun modo. Sì, certo, oggi ormai a livello di circolazione informatico-telematica si dice di tutto e quindi si parla anche di questo. Ma quando si arriva a un certo livello di discorso, non dico ufficiale, ma di discorso pubblico, tutto questo viene azzerato, già a livello di consigli, non dico di Parlamento, ma di consigli comunali e provinciali, a livello di grande o media stampa, a livello di grande o media catena televisiva, il discorso sulla NATO è un discorso tabù, non c'è un minimo di dibattito su quello che dovrebbe essere la cosa più elementare di questo mondo nella convivenza pacifica tra i popoli di oggi, cioè il rimettere periodicamente in discussione i trattati d'alleanza, non per cancellarli, non per stravolgerli, non per rovesciarli, ma semplicemente per adeguarli alla situazione. Tutto questo noi non lo facciamo, noi europei non possiamo farlo. All'interno dell'Europa la punta di diamante fedelissima agli Stati Uniti e pronta a fare una politica degna di Ascari nei confronti degli Stati Uniti è comunque l'Italia, e di questo non si parla, questo è un autentico argomento tabù e mi meraviglio che nessuno riesca a notarlo, anche se va bene, seguo abbastanza i blog e tutto il resto per sapere che c'è un fermento al riguardo, ma nessun politico italiano, nemmeno di bassissimo livello, prende in considerazione la possibilità di dire una parola al riguardo, perché sa benissimo che se lo fa la sua carriera viene immediatamente congelata. E questo è un elemento in più che mi aiuta ad avere nei confronti della democrazia occidentale la stima che io notoriamente nutro per essa. Professore, due domande. L'amico Tordini di Prato mi chiede, le chiede anzi, l'idea di Churchill, se la Germania avesse invaso la Gran Bretagna, di continuare la guerra dalle colonie e dalle ex colonie, era un'idea seria o solo un proclama? No, no, io credo che fosse un'idea seria, sono convinto che Churchill avrebbe fatto l'impossibile, come ha fatto l'impossibile per continuare la guerra. Noi abbiamo avuto 6 anni di guerra e milioni di morti a causa di una decisione che è stata presa nel 40 da Winston Churchill. Questa decisione ha avuto un effetto, perché la formula di Churchill, per motivi, appunto, citavo prima la base Rosmini e l'eterogenesi dei fini, per motivi che Churchill non si poteva nemmeno immaginare, incognita, assalto del tedesco alla Russia e assalto giapponese all'America, questo Churchill non aveva la palla di cristallo, però sono andate nella sua direzione, lui pensava che nella sua direzione la vittoria contro Hitler sarebbero andati altri fattori, l'ingresso dell'America eccetera, e certamente anche lui si aspettava l'occupazione dell'Inghilterra, cosa che Hitler paventava naturalmente, anche perché era contraria alla sua sensazione di avere le forze sufficienti. Lo Hitler del 40 non è lo Hitler del 44, non è uno che fa dei vaniloqui davanti alle carte geografiche. Lo Hitler del 40 è un politico durissimo, ma anche molto realista, e sa benissimo, fra l'altro, che l'occupazione dell'Inghilterra gli avrebbe causato molto disagio nell'unico tipo di opposizione seria che lui sapeva di avere in Germania, che era l'opposizione di destra, l'opposizione conservatrice, l'opposizione dell'aristocrazia, l'opposizione della grande industria, l'opposizione dell'esercito, che aveva tradizionalmente un rapporto
di feeling nei confronti della Germania, nei confronti dell'Inghilterra, ricordava come la famiglia imperiale inglese e la famiglia imperiale germanica fossero strettamente unite, fossero due rami dello stesso albero genealogico. Tutte queste cose le sapevano perfettamente i tedeschi, anche Hitler, nonostante fosse un tedesco molto, molto marginale, fosse quasi un boemo, perché un uomo dell'Alta Austria, insomma, anche piuttosto discutibile, perfino geneticamente come tedesco, però sapeva queste cose. E Churchill era convinto che si sarebbe potuto fare una resistenza, era convinto che, io credo che qui ragionasse molto bene, era convinto che la ridotta canadese o la ridotta australiana, la ridotta neozelandese avrebbero comunque retto e che c'erano i presupposti perché le classi dirigenti canadesi, australiane, neozelandesi fossero assolutamente fedeli alla corona e fedeli all'impero, e quindi questa è una caratteristica dell'impero britannico, che non è l'Inghilterra, che non è nemmeno il Regno Unito. Churchill queste cose le sapeva perché conosceva bene la situazione africana, aveva fatto la guerra boera. L'aveva fatta anche con durezza, eccetera. Era stato Lord dell'Ammiragliato, conosceva tutti i problemi che riguardavano i rapporti fra l'India e l'Egitto, che avevano condizionato potentemente lo sviluppo del fronte meridionale della Prima Guerra Mondiale. Quindi sapeva bene che Hitler, fra l'altro, non voleva impigliarsi in questioni coloniali. Hitler questo l'ha sempre dichiarato con chiarezza, faceva parte della sua, diciamo così, ideologia o perlomeno dei suoi chiodi fissi, il fatto che naturalmente, e qui ragionava da uomo dell'Ottocento, la potenza di un paese sta nella terra, nel territorio che questo paese riesce a egemonizzare, ma questo territorio doveva essere continentale e doveva essere volto verso est. Per cui Hitler aveva un sacro terrore del doversi impigliare, come a suo avviso aveva fatto invece l'imperatore Guglielmo, nelle questioni coloniali in genere, africane in particolare. Aveva molto disprezzo per tutto questo, era un uomo che consigliava all'ambasciatore tedesco a Londra di consigliare il governo inglese a fucilare Gandhi appena fosse stato possibile, alla faccia di tutti i suoi convincimenti indoeuropei e indoariani, Hitler voleva questo, però non si voleva infilare in queste cose. E quindi, in caso di occupazione dell'Inghilterra, Hitler si fondava sul fatto che l'occupazione dell'Inghilterra sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso della volontà di mantenere ancora lo stato di guerra, cioè un'occupazione del suolo inglese avrebbe letteralmente tagliato le ginocchia alla volontà britannica di resistenza. Churchill è convinto che si deve fare il contrario, che ci si deve preparare anche a dover difendere l'Inghilterra se l'Inghilterra fosse occupata e dover difenderla dal di fuori. Ed è una idea folle ma non demenziale e storicamente non ingiustificata. Io non posso dire, anche perché sarei ridicolo come mestiere che faccio se dicessi cose del genere, che certamente Churchill vedeva bene e che dall'India alla Sudafrica al Canada, all'Australia, alla Nuova Zelanda tutti i popoli dell'impero sarebbero stati fedeli alla corona britannica, anche se la corona britannica avesse perso il suo centro. Questo non oso dirlo, anche perché so benissimo che dal Sudafrica all'India, alla stessa Australia, allo stesso Canada,
c'erano anche forze antibritanniche, c'erano forze rivoluzionarie, c'erano perfino dei gruppi fascisti, in qualche caso anche molto attivi e di buona qualità. Cioè, si dimentica sempre che un'ala del congresso indiano era guidata da Chandra Bose, che a un certo punto è stato un organizzatore, un ottimo organizzatore di una legione indiana che ha combattuto in Asia al fianco dei giapponesi. Ci si dimentica che in Irlanda e in Scozia c'erano fondazioni, c'erano movimenti fascisti, in Canada c'erano movimenti fascisti, in Nuova Zelanda e in Australia, in Sudafrica c'era una fortissima corrente filonazista, quindi non sarebbe stata una passeggiata. Però sono convinto, forse sbagliando, che Churchill non avesse visto male. Sarebbe stato possibile impostare anche una guerra in quelle condizioni, sempre in attesa che arrivasse la grande sorella minore a tirar fuori le castagne dal fuoco. Cioè, l'importante è che gli americani ripetessero quello che avevano fatto durante la prima guerra mondiale. Cioè, prima appoggio e aiuti economici, finanziari e merceologici a tappeto, e poi con un escamotage qualunque, alla fine sarebbe affondata qualche Saratoga, sarebbe affondata qualche nave, qualche cosa, si sarebbe inventato qualche incidente per far entrare gli Stati Uniti in guerra. Ma nella seconda guerra mondiale questo, insomma, non era poi così facile, perché l'anti-anglismo e il filogermanesimo, appoggiato anche, bisogna dirlo, all'antisemitismo di una buona parte della popolazione americana e anche della classe dirigente, aveva fatto in modo che paradossalmente sembra a noi, ma del tutto naturalmente a quel tempo, mentre nella prima guerra mondiale, ma insomma, bene o male, quando gli americani entrarono in guerra a fianco dei francesi e degli inglesi, non ci furono poi grandi movimenti di resistenza, qualche manifestazione di dissenso, sì, ma niente di speciale. No, no, nell'America del secondo anteguerra, nell'America degli anni 37, 38, 39, c'era un Deutsch Amerikanische Bund, una lega tedesco-americana che funzionava moltissimo e che aveva anche degli elementi nella classe dirigente, non solo politica, ma anche industriale e imprenditoriale americana molto forte. C'era un antisemitismo diffuso che faceva sì che in fondo, anche se nessuno si immaginava la politica dei campi di sterminio, un'idea fortemente segregazionista nei confronti degli ebrei americani, e poi un ritorno magari a un segregazionismo anche antinero, eccetera, solleticava molti americani, e quindi Mi scusi se la interrompo, professore. Giochi erano tutti sul tavolo, diciamo così. No, volevo aggiungere riguardo a quello che lei sta dicendo. Io sono appassionato, a questo proposito, poi in futuro faremo su un canale che abbiamo dedicato al cinema proprio una serie di puntate con un amico dedicate ai film western, mettendo dentro un po' tutto quello che riguardava il film western americano. Ma quando lei guarda, io sono appassionato anche di film americani degli anni 30, 40, ne ho tantissimi, a partire da Cary Grant e ad altri, insomma, senza citare solo Cary. Quando lei vede i camerieri in questi film, e sono tutti, cioè la maggior parte, gli uomini di servizio, e sono tutte persone di colore, quindi è evidente, mi lasci dire, che se uno guarda quei film con attenzione, magari li riguarda nei dettagli, capisce probabilmente che quello che lei dice non è tanto un sotterfugio, come si suol dire, no? La cosiddetta, mi lasci dire, discriminazione razziale era evidente, no? Perché difficilmente, insomma, se uno guarda Via col vento,
guarda lo stesso film Casablanca, che a me è piaciuto tantissimo, non so se lei ha mai visto. Beh, il suonatore di piano è un nero, è l'uomo di fatica, mi lasci dire, di Humphrey Bogart, no? Del protagonista. Se lei guarda Via col vento, la persona, ecco, di servizio dentro la casa è di colore, la figlia, no? La giovane che dice io ho partorito tante volte ma poi non ho mai preso, anche lei è di colore. Cioè, sono segnali anche quelli, è vero, eravamo nel 1935, 36, 37, 38, 40, 41, 42. Il film Casablanca poi è un chiaro film, no? In cui si attacca il germanismo, tutto quello che era Hitler. Però intanto il suonatore di piano, l'uomo di fatica, mi lasci dire, il portaborse di Humphrey Bogart era un uomo di colore, no? E questo per non divagare, però io quello. Lì c'è un grumo di problemi che sono difficili a sdipanare. È uscito proprio recentissimamente, non ha avuto ancora un grande successo, ma ce l'avrà sicuramente anche sull'ali di come è andato il libro su Dante. È uscito un romanzo di Alessandro Barbero, pubblicato da Sellerio, romanzo molto interessante, piccolo romanzo, titolato Alabama. Sono le memorie di un centenario che ha combattuto nell'esercito confederato e che naturalmente, appunto, a 100 anni è rimasto legato all'idea del vecchio sud cavalleresco, eccetera, eccetera. Non è propriamente un razzista nel senso che noi intenderemmo con questo termine, è solo uno che ritiene del tutto normale che il genere umano non è egalitario, che ci sono razze superiori e razze inferiori, è anche uno da buon sudista, non i sudisti isterici che siamo abituati a vedere noi adesso, ma i sudisti di un tempo, che erano spesso anche molto affezionati ai loro schiavi, ed è un uomo di questo tipo. E Barbero, fa un grande monologo nei panni di questo personaggio, dimostrando fra l'altro una conoscenza dell'America, dell'America degli Stati Uniti, dell'aspetto meridionale degli Stati Uniti d'America, stavo per dire Sud America, ma mi sarei sbagliato, invidiabile, e naturalmente questo poi alla fine, insomma, si pone dei problemi. Ed è un libro che è stato scritto anche con una voglia di entrare nell'attualità, quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti d'America. È un monologo sollecitato da una intervistatrice, che è una giovane studentessa americana che fa anche la giornalista, che va a intervistare questo veterano che in un primo tempo si mostra del tutto nostalgico del vecchio sud e del tutto dispiaciuto di come sono andate le cose in guerra, e poi pian piano acquista una visione più distanziata. E qui c'entra naturalmente anche la volontà, diciamo, ideologica dell'autore di mostrare la debolezza di queste cognizioni romantiche relative al vecchio sud, perché il vecchio sud poi era una realtà tutt'altro che romantica, ma molto, molto dura. Dura anche socialmente, non solo nei confronti dei neri, ma lì c'è una serie di problemi. Anche il fatto che in fondo al razzismo che c'era e che era però sostenuto anche da una volontà di in un certo senso di comprensione, di solidarietà, naturalmente non 50-50, ma di solidarietà sia pur verticale fra persone di razze e di culture diverse, è succeduto un razzismo di tipo aggressivo, nutrito di rancore, di razzismo di spazzatura bianca, di sottoproletariato bianco, convinto che i nordisti abbiano obbligato il sud a svilupparsi in una maniera che i bianchi del sud siano diventati in un modo o nell'altro subordinati addirittura ai neri, cosa che storicamente non è nemmeno discutibile, è senza dubbio demenziale, però è un sentire diffuso. C'è il fatto della
musica nera americana, che è una grande realtà culturale. Poi può piacere o non piacere, io sono un monoteista mozartiano, non ammetto di non capire granché, di avere delle riserve sul jazz freddo e di non andare troppo d'accordo con Gershwin, figurarsi poi con altre cose. Però è stato importantissimo, come è stata importante l'arte africana, e l'arte africana si è sviluppata anche perché magnati americani neri ci hanno insistito, hanno fondato università e hanno fondato musei su tutto questo, e naturalmente tutto questo ha costituito poi la base per un rinnovato razzismo americano, che però non è più il razzismo. Un razzismo di ceti dirigenti alti e di ceti dirigenti veri e propri, ma è semmai un razzismo appunto di white trash, di spazzatura bianca, però anche lì con una serie di cose che poi in realtà apparentemente non tornano, perché le contraddizioni sono il bello della storia. Insomma, anche Mussolini aveva i suoi pregiudizi nei confronti degli africani, però si trovava con due figli che erano Bruno e Vittorio, che amavano molto la musica afroamericana, per esempio, come amavano il cinema, e nel cinema la cultura afroamericana, come la cultura ebraico-americana, ha avuto un'importanza che oggi conosciamo e lo sappiamo bene, ma ce l'aveva già nell'immediato anteguerra, e c'erano anche lì degli aspetti apparentemente contraddittori, ma che poi si muovevano. La critica fascista, per esempio, nei confronti degli Stati Uniti d'America è una critica che, prima di essere razzista, è una critica anti-americana, nel senso della ostilità al ceto dirigente americano, che mette in conto anche la guerra civile americana come grande fatto della volontà imperialistica del nord industriale nei confronti del sud agricolo, che in fondo è una posizione che richiama molto quelle posizioni del massimo studioso della guerra di secessione che noi abbiamo avuto in Italia, morto purtroppo soltanto pochi anni, poco tempo fa, che era Raimondo Luraghi, uomo assolutamente di sinistra, un valorosissimo aviatore, medaglia d'oro della Resistenza, medaglia d'oro, restata vivo, e quindi bisognava, pur che avesse fatto delle cose notevoli, un uomo di grandissimo coraggio, fra l'altro, che era anche di coraggio intellettuale, che ha scritto una storia della guerra di secessione americana che è tutta interamente, pesantemente, duramente filosofista. E anche queste sono cose che noi in generale cerchiamo di non ricordare, come cerchiamo di non ricordare certi altri aspetti anche della storia recente. Circola la leggenda metropolitana di uno Hitler che assiste alle Olimpiadi di Berlino e che se ne va indignato quando Jesse Owens ottiene la medaglia d'oro. Non è vero, è vero il contrario: Hitler ha assistito alle vittorie di Jesse Owens, ci sono le prove, inoppugnabili prove cinematografiche al riguardo. Se una volta non gli ha consegnato direttamente lui la medaglia d'oro, è stata semplicemente perché quel giorno era fisicamente assente ed era sostituito da un alto funzionario governativo che quel giorno ha dato le medaglie a tutti, bianchi, rossi, neri, verdi che fossero, perché il Führer, no, in quel giorno non poteva essere ai giochi perché doveva fare anche il capo di Stato ogni tanto. E però è anche vero che quando Jesse Owens torna negli Stati Uniti d'America e gli chiedono: ma come si è trovato lei, che ha dovuto passare qualche settimana nella grande capitale del più grande stato razzista del mondo, si è trovato a disagio? E lui ha risposto: no, figuratevi, mi sono trovato benissimo, mi hanno accettato con grande gentilezza. Pensate, dice Jesse Owens al giornalista americano che lo intervista, Jesse Owens è un nero, no?
Pensate, mi facevano perfino sedere in autobus. Così Jesse Owens risponde a un giornalista americano che gli chiede: ma come sei trovato coi razzisti tedeschi? Bene, mi facevano perfino salire in autobus, cosa che in molte città statunitensi io, in quanto nero, non posso fare. Ed è Questo cosa durato prova fino al questo storicamente? 1900, quanto? Beh, 1954, 56. certamente, certamente, cosa prova questo? Prova le grandi, contraddizioni. Galli della Loggia, grande amico personale, storico, austeriamente, bah, si potrebbe definire un liberal socialista, come si diceva una volta, insomma, no? Un intellettuale laico, illuminato, un grande rispetto per il cattolicesimo, anche perché la moglie è una nota giornalista e studiosa cattolica. Beh, Galli della Loggia rievoca in uno dei suoi libri, adesso mi sta venendo in mente in maniera estemporanea, quindi non saprei dire quali, ma rievoca una cosa che del resto è di pubblico dominio. Durante la Seconda Guerra Mondiale si facevano già le trasfusioni di sangue, anche piuttosto bene, e fu naturalmente una tecnica che si approfittò, come sempre succede con la scienza, si approfittò del conflitto per fare passi da gigante, come sempre con la. Perché di trasfusioni di sangue durante la guerra, specialmente al fronte, c'era bisogno. E Galli della Loggia ricorda la cosa che tutti sanno, soprattutto gli storici dell'esercito americano, che bisognava rigorosamente conservare il sangue in recipienti, che recipienti prima di vetro, poi diventarono di plastica, eccetera, in recipienti diversi, sangue nero e il sangue bianco non andavano scambiati. Erano in tutti e due i casi sangue rosso, che sarebbe andato benissimo sia ai neri sia ai bianchi. Il problema è che i pazienti, tanto negri quanto bianchi, non volevano il sangue dell'altro. Si rifiutavano di avere trasfusioni. I neri volevano trasfusioni che fossero assicurate provenienti da neri e i bianchi che fossero assicurate provenienti da bianchi. Cos'è questo? Razzismo alla stregua del razzismo nazista? No, è del tutto diverso, ma è un razzismo al quale i nazisti non avevano mai pensato. Non risulta che nessun medico dell'SS abbia mai avuto problemi nel fare trasfusioni di sangue, badando di non mischiare il sangue di razze diverse. Facevano altre cose e pensavano altre cose, ma non quella. Mentre invece negli Stati Uniti d'America questo era ovvio, era naturale, lo pensavano tutti, era una forma di razzismo reciproco. Cosa vuol dire tutto questo? Nulla, assolutamente nulla. Vuol dire semplicemente una cosa, che la storia è una cosa molto più complessa di come noi crediamo, per la ragione umanissima e anche antropologicamente nota, che è il genere umano, che è un soggetto molto più complesso di quanto noi non crediamo. Professore, le faccio una domanda che spero non urti la sensibilità di nessuno, tantomeno di chi ci ascolta, che può pensarla in un modo piuttosto che in un altro. Lei ha parlato un po' di tempo fa, cioè a inizio trasmissione, della dichiarazione di guerra di Mussolini, che aveva delle ragioni ben precise perché toccava l'argomento mediterraneo, che era, per onor di cronaca, allora in mano totalmente alla Gran Bretagna. Se questa non è la ragione per cui Mussolini è entrato in guerra, No, no, ovviamente. no, però le Però era chiedo. una buona scusa, ecco, diciamolo sì. Ecco, una buona scusa. A suo modo di vedere, l'entrata in guerra di Mussolini è stata un errore mastodontico o aveva un fondo di. Cioè, Mussolini è entrato in guerra perché pensava veramente che la Germania avrebbe vinto facilmente, quindi si è schierato con quello che lui pensava essere il più forte, rinunciando poi, perché sappiamo, scusi l'inciso, che fino alla sera prima della decisione della dichiarazione di guerra. Insomma, lui parlava con inglesi che entravano, uscivano, dal suo ufficio e quindi non era ancora così chiaro nelle sue idee. La domanda è: questa dichiarazione di guerra è stata fatta
È stato un errore, vogliamo definirla così, al 100%, oppure poteva avere un fondamento, tenendo presente che nel 99% dei casi mandare la gente a morire è sempre un errore, eh? Sì, però uno che decide di fare il politico e di farlo a un alto livello, beh, i casi sono due, è un santo, allora io credo che San Luigi Nono si potesse permettere di fare capo di Stato e di essere anche un santo, ma ritengo che, come diceva Andreotti, quando si fanno certi mestieri bisogna abituarsi all'idea che si rischia l'inferno molto più di altri, insomma, e queste sono situazioni di foro interno. Io credo che, insomma, uno che fa il capo di Stato deve anche capire che per lui il decidere della vita e della morte degli altri, non è una decisione della stessa qualità, che potrebbe essere per lei, per me o per qualunque altro che qualunque mestiere faccia, deve decidere anche lui, sì, certamente, si può decidere della ricchezza, della povertà, della libertà personale, ma ciascuno di noi ha dei poteri sugli altri, esclusi magari proprio quelli che sono assolutamente poverissimi, però il potere di vita o di morte è una cosa che uno che si accinga a far politica, a farla ad alto livello, deve interrogare bene la sua coscienza, perché poi non può darsi a eccessiva umanità una volta che ha preso una certa strada, O a gambe altrimenti levate. bisognerebbe cambiare, altrimenti il modo di far politica. Papa Francesco sostiene che si potrebbe anche fare, e che si potrebbe anche fare in senso, come dire, in linea di principio sono d'accordo anch'io. Se poi mi chiedono se questo è una strada storicamente percorribile, su questo io sospendo il giudizio con molto scetticismo, ciò premesso. Mussolini ha fatto un errore madornale e ne abbiamo le prove. Ha preso il cavallo sbagliato e questo ci ha portato alla situazione che conosciamo. Avrebbe potuto prenderne altri? E certamente sì. Certamente avrebbe Ma è vero potuto. che fino alla sera prima non sapeva che cavallo prendere o era incerto sul cavallo da No, prendere? no, no, anche perché aveva avuto molte sollecitazioni, qualcuna anche proveniente dall'oltremanica, sull'entrata in guerra. Mussolini gioca molto fino all'ultimo, fino credo alla sua famosa fuga con una valigetta stretta al torace, e lui gioca molto sul ruolo soprattutto con Dio. Ago della bilancia che aveva avuto, che si era preso, che aveva avuto l'intelligenza di far credere che si fosse preso nel 1938, soprattutto ai patti di Monaco. Tra le pedine del suo amico Churchill c'era certamente anche quella di buttare fra i piedi di un personaggio come Hitler, un personaggio come Mussolini, cioè di buttare fra i piedi di un uomo che era ben deciso ad andare sulla sua strada, calpestando qualunque cosa gli passasse davanti, un uomo che invece era un politico realista e tutt'altro che incline a prendere posizioni estreme o posizioni di rottura, e l'ha dimostrato per come ha pilotato, passato il primo momento di smarrimento, per come ha pilotato la crisi del 24, la crisi di Matteotti, insomma, che Mussolini avesse messo su e stesse mettendo su un sistema autoritario, questo è vero, senza dubbio, e stava sfogliando il carciofo della giovane Regno d'Italia in maniera da farlo diventare uno strumento nelle mani del capo del governo. E questo che poi fosse più o meno appoggiato a una neoideologia che lo aveva creato e aveva fatto passare da una fase parasocialista a una fase molto strettamente nazionalistica, eccetera, va bene, ma l'aveva fatto sulla base della necessità del momento. Mussolini è un grande realpolitiker, Mussolini non è
non è un uomo che nel 23 fa un colpo di Stato, un tentativo di colpo di Stato abbastanza ridicolo a Monaco, viene imprigionato per alcuni mesi durante i quali ostinatamente continua a ripetere le solite cose che diceva prima e le solite cose ha continuato ostinatamente a ripeterle fino alla notte del 30 aprile 45. Mussolini è di tutt'altra pasta. Mussolini non è soltanto un uomo che a un certo punto sì, appoggia l'impresa fiumana, ma fino a un certo punto perché capisce che è un'impresa che gli toglie la primogenitura dalle mani di qualcosa che sta nascendo, che non si capisce ancora se è rivoluzionario o controrivoluzionario, ma è una cosa interessante e può portare lontano. Poi riesce ad avere una presidenza, a strappare al re una presidenza e lui la utilizza subito per fare un discorso di unità nazionale. Questo discorso di unità nazionale scivola anche perché lui ha i sostenitori che ha, eccetera, che non lo seguono, che spesso non sono nemmeno all'altezza del suo machiavellismo politico, ma passato il primo momento di disorientamento dopo il fatto Matteotti, lui risale in sella perfettamente. Il discorso del 3 gennaio del 25 è un discorso formidabile, fatto a Parlamento semideserto perché quegli altri stupidamente se ne erano andati e avevano fatto l'Aventino. E a quel punto lui dice: siamo responsabili di tutto questo? Fascismo è un movimento di criminali, benissimo, allora il capo criminale sono io e siccome voi mi avete lasciato spazio libero, a questo punto io organizzo uno Stato in conseguenza, non in conseguenza della mia volontà tirannica, ma in conseguenza della vostra defezione. Allora faccio un partito unico, allora sciolgo i partiti, allora fascistizzo lo Stato. Ma che Mussolini volesse fascistizzare lo Stato? Uno ha voglia di leggersi tutta la gerarchia della rivista della Sarfatti fra 22 e 25, non ce li ha chiari. Tirate Nicciane contro la democrazia, contro l'egalitarismo, tutto quello che si vuole, Nietzsche, Sorel, appalate intere, ma non questa volontà molto concreta di guidare lo Stato attraverso i prefetti delle province, perché Mussolini ha fatto questo fino al 43. Federali non contavano niente, non a caso erano persone molto spesso scelte appositamente nelle seconde, nelle terze o nelle quarte scelte, difficilmente c'era un federale abbastanza colto, intelligente, eccetera, avrebbe creato pasticci perché non avrebbe ubbidito. Mussolini governa con i prefetti. E certo che poi lui resta un socialista che però guida una massa di altre cose, e tutto questo riemerge contraddittoriamente durante la Repubblica Sociale. Ma queste sono altre contraddizioni della storia che Professore, bisogna scusi, una studiare. domanda riguardo a quello che lei sta dicendo. Che io non ho detto poi a proposito della guerra, ma se c'è tempo le rispondo dopo. Hitler era un cinico e un sadico, probabilmente anche. Io tutto, su tutta questa demonizzazione di Hitler, No, 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 ma aspetti, aspetti, io le io dico quello che ci ho dicono, che ci letto anch'io raccontano gli il storici. No, allora. romanzo recente del No. Massimi No, sull'Angela, no. sull'Angela della nipote di Hitler, ma Angela beh, quella lì, ma ho i miei dubbi, francamente, stavo No, per dire Angela. però la domanda è, allora, se vogliamo dire che Hitler era un cinico, Mussolini sicuramente o probabilmente no, qualcuno dice che non era un cinico, ma era un sognatore, era uno stratega, come lo vogliamo definire? Poi stratega anche. Quali erano le differenze tra Un Hitler Mussolini e Hitler? cinico. Beh, Hitler è un autodidatta che è convinto di avere la verità in tasca ed è convinto di averla per una serie di motivi che non sono rintracciabili a livello, come dire, razionale. Non è normale non avere dubbi su quello che si pensa e su una ideologia che ci si è autocreati già da ragazzi, quasi da bambini, insomma. Hitler è una pagina abbastanza
difficile da capire alla luce anche della storia del suo tempo. In fondo io capisco che il principe Pacelli, poi diventato Pio XII, usasse dire messe esorcistiche nei confronti di Hitler, perché quella avrebbe potuto essere una spiegazione. Non credo che sia quella la spiegazione, però certamente Hitler è difficilmente comprensibile alla luce degli strumenti ordinari anche della critica politica, come difficilmente comprensibile come lui abbia potuto trasformare qualche cosa che già era in nuce molto fortemente autoritario, ma che in realtà era anche estremamente complesso, come la Repubblica di Weimar, abbia potuto in pochi giorni trasformarlo nel Terzo Reich. C'è una serie di elementi che si capiscono soltanto alla luce della profonda prostrazione interclassista che il pessimo trattamento inflitto alla Germania dalle potenze vincitrici, soprattutto alla Francia, aveva ingenerato nel mondo tedesco, dove dai generali agli industriali fino all'ultimo operaio comunista per giunta, dove si era convinti che ormai la Germania era stata sacrificata sull'altare del nuovo ordine europeo costituito dai vincitori e che non ci fosse salvezza se non fosse se non in un profondo cambiamento. Questo profondo cambiamento avrebbe dovuto venire forse dall'adesione alla rivoluzione socialista. E beh, in effetti una parte del mondo tedesco ci aveva provato. Lo spartachismo non è stato uno scherzo, i movimenti, la Repubblica Socialista di Monaco non è stato uno scherzo, ma non ce l'hanno fatta. Weimar non è riuscita a uscire dalle contraddizioni di un grande paese al quale da un lato si imponeva un peso insostenibile in termini di debiti di guerra, ingiusto perché chiaramente era un'imposizione da vincitori che volevano umiliare e schiacciare e essere sicuri che la Germania non si fosse più rappresentata, non si sarebbe più rappresentata sul teatro europeo con gli abiti della grande potenza. Da un lato gli si affida un carico di debiti di guerra eccessivo, impensabile, dall'altro gli si sottraggono gli unici strumenti, cioè le materie prime, il carbone e l'acciaio dell'area lorenese, alsaziana, eccetera, che avrebbero potuto almeno in parte permettere alla Germania di lavorare a vantaggio dei vincitori per pagare i debiti di guerra. Davanti a un'assurdità così totale, ma è anche evidente che a un certo punto ci si è posto il problema che in sedicesimo magari qualcuno si pone oggi perché le cose vanno così male. In questi casi intanto bisogna trovare un responsabile. Il responsabile deve essere un capo espiatorio. Il capo espiatorio deve essere visibile e deve essere semplicemente comprensibile. Oggi, se lei discute con qualcuno che sia totalmente digiuno di storia, di politica, eccetera, in 2 minuti lo può convincere tranquillamente che le cose vanno male perché ci sono troppi emigrati dall'Africa. Ingigantisca questa faccenda, la moltiplichi per molti anni e ci mettano in mezzo la crisi del 29 e lei capirà come un paese di gente colta, civile, religiosa, umanamente buona, eccetera, a un certo punto si sia affidata all'idea demonologica che tutti i mali del mondo hanno origine dalla presenza violenta del mondo ebraico, anche perché c'era un elemento culturale che circolava in Europa. Già circolava dall'Ottocento, che era partito dalla Russia e poi dalla Francia e aveva invaso anche la Germania. L'antisemitismo è servito qui, insomma, qualche storico come Nolte ha capito questa cosa. L'antisemitismo è servito come succedaneo
di una ricetta che aveva fallito, che era quella della rivoluzione socialista. E beh, questo spiega abbastanza bene Hitler, bah, queste cose le ha capite, istintivamente sì, istintivamente ha capito che bisognava organizzare qualche cosa che fosse metodologicamente molto simile al partito bolscevico e che fosse ideologicamente tale dal far pensare che fosse l'esatto opposto, anche se è un esatto opposto strano, quando si pensa di fare un esatto opposto, non gli si comincia a rubare la bandiera. E Hitler ha fatto una cosa che il fascismo non aveva mai osato fare, né aveva avuto mai la voglia di fare. Il fascismo sceglie il colore nero, intanto perché è l'eredità dell'arditismo, ma poi anche perché, nonostante a quel tempo fosse già sospetto perché il nero era il colore dell'anarchia, però nello stesso tempo l'anarchia voleva dire rivoluzione, ma era una rivoluzione opposta a quella socialista. E invece Hitler sfida apertamente il socialismo perché gli porta via la bandiera, però questo sfidare il socialismo perché gli porta via la bandiera gli procura un sacco di simpatie fra ex spartachisti del 19 e noi ritroviamo poi nel 31 come SA. È qualche cosa anche queste cose vogliono dire, insomma. Ecco. In ogni modo. E queste, mi rendo conto che queste sono cose molto complesse e avrebbero bisogno di un ragionamento che noi non abbiamo il tempo di fare. Per la guerra, io credo che Mussolini sia un forte realista e ha una gran voglia di non farla la guerra, perché sa benissimo che non si può fare la guerra. Mussolini di cose militari non ha mai capito granché, gli piaceva andare in giro travestito da maresciallo dell'impero, ma non afferrava granché di cose militari. Del resto, a differenza di Hitler, Mussolini non si trovava davanti a una classe politica militare esperta e di alta qualità. Hitler sì, ed è uno degli misteri nei misteri come sia riuscito a imporre un tale ascendente a militari che veramente sapevano bene il loro mestiere ed erano anche stimati e autostimati per questo. Mussolini no. Mussolini aveva a che fare con uno stato maggiore meno che mediocre e probabilmente lo sapeva anche. Le prove militari fatte in Africa, nonostante l'impiego dell'aviazione e anche in Spagna, non erano assolutamente buone prove. L'esercito italiano era fatto di buoni soldati, ma con un pessimo sistema di quadri dirigenti e con un armamento mediocre e antiquato. Tutte queste cose Mussolini le sapeva. Mussolini è fedele fino all'ultimo alla sua grande politica e lì accidenti se non aveva ragione, cioè al suo istinto e alla sua pratica di politico che si fonda principalmente, più che sulla strategia, sulla tattica, e in questo è un buon machiavellico. Lui non determina le situazioni, e è difficile determinare le situazioni in politica, ma certamente le capisce e le sa cavalcare. Lui ha capito davanti alla situazione che si era creata fra 39 e 40, quando si è accorto che la finta guerra era finita, perché dal settembre del 39, quando le potenze liberali hanno dichiarato guerra a Hitler, vorrei sottolinearlo, Hitler ha occupato una città tedesca, che però era una città che serviva a tenere insieme l'unità territoriale polacca, impedendo l'unità territoriale tedesca. Era un rompicapo, uno dei tanti risultati aberranti della pessima pace del 1918-19. Il caso di Danzica è una delle prove, se ce ne fosse bisogno, dell'imbecillità con cui si sono fatte le paci del 19-20, seminando accuratamente i presupposti della guerra che sarebbe venuta dopo, e le cose sono andate esattamente come le avevano preparate. Se poi l'avesse preparate apposta o altro, beh, lì c'è da discutere. Però Hitler, una volta fatto quello, si era fermato e probabilmente si sarebbe fermato sul serio.
nel senso delle richieste territoriali. Gli inglesi e i francesi non hanno saputo come reagire. Un'altra volta gli inglesi, come era successo durante la prima guerra mondiale, si sono fatti prendere la mano dalla diplomazia francese. Era la diplomazia francese che aveva dato ampia assicurazione ai polacchi, non quella inglese, e la Polonia si autoconsiderava una piccola colonia culturale della Francia, e per questo dichiarano guerra a Hitler, che non se l'aspetta e che ha avuto tutte le assicurazioni che la guerra non ci sarà, anche perché le assicurazioni gliele ha date quel perfetto imbecille, che era anche un disonesto, del suo ministro degli esteri, di von Ribbentrop, il quale fino all'ultimo gli ha mentito che né i francesi né gli inglesi si sarebbero mossi, avrebbero inghiottito anche Danzica come avevano inghiottito Praga. Questo non era vero. E ce ne sono le prove diplomatiche. Però von Ribbentrop era convinto che alla fine non sarebbe successo nulla. E non aveva nessuna ragione, se non la sua stupidità e la sua incompetenza, per convincere tutto questo. Hitler si era fidato del suo ministro, in questo aveva fatto malissimo, infatti poi se ne accorse quasi immediatamente. Dopodiché cosa succede? Fino alla primavera non succede nulla. Si guardano, si studiano. C'era uno solo in campo tedesco, il generale Guderian, che continuava a dire che bisognava fare il blitzkrieg, che bisognava affondare il coltello nel burro e arrivare fino a Parigi, e tutti dicevano che era matto, e invece aveva perfettamente ragione lui, ma era l'unico che le cantava chiare a Hitler, e Hitler aveva paura, come avevano paura tutti. Quando Hitler decide di muoversi, incurante del fatto che la Maginot è imprendibile, e lui a quel punto spiega ai suoi generali che la Maginot non è affatto imprendibile, perché è piena di piazzuole che non possono muovere i loro cannoni di 360 gradi, ma solo di 180 gradi, perché la Maginot è pensata per fare l'antemurale rispetto alla Germania. E allora si fa molto bene, si fa quello che si è fatto nel 14, si occupa il Belgio, si aggira il Belgio e si prende la Maginot alle spalle. E tutti a inveire contro la slealtà di questo mostro che ha osato, ma era ovvio che sarebbe successo così. A questo punto Mussolini cosa fa? Mussolini capisce che la guerra sta andando in un unico senso possibile. Siccome è un buon politico e ha fatto Monaco, e Monaco se l'è quasi inventato lui, riuscendo a convincere Hitler da una parte e dall'altra, Eden da un'altra ancora, che era bene far la pace nell'interesse di tutti. A questo punto Mussolini capisce che per far la pace però bisogna far fermare la guerra. E per far fermare la guerra bisogna fare qualche cosa che non si può fare restando isolati, restando neutrali. Bisogna entrarci dentro. Mussolini fa esattamente una manovra che è stata già fatta 80 anni, una novantina d'anni prima, dal conte Camillo Benso, conte di Cavour. Certo, in sedicesimo, l'esempio della guerra di Crimea. Cavour non c'entra niente con la guerra di Crimea. Cavour non ha interessi contro la Russia, non ha interessi nel vicino Oriente. Pensa che ci si potrebbe anche avere in fondo sulla costa libica, sulla costa palestinese, per esempio, qualcosa, ma non è questo. Lui entra insieme alla grande coalizione antirussa, incurante del fatto che gli dicono: ma come ti metti, vai col sultano, eccetera. Lui entra nella coalizione antirussa, perché naturalmente tratta con l'imperatore Napoleone III e tratta per avere poi mano libera in Italia. E tratta con lo stesso cinismo di Mussolini. Io ho bisogno a questo punto di una manciata di morti. Questa manciata di morti la butto sul tavolo della pace e chiedo qualcosa. Cosa chiedo? Che lo Stato piemontese si allarghi a tutta l'Italia, e
se non me lo concederanno i francesi glielo concedono, ma purché si lasci libera Roma e si lasci il Papa a Roma. Ma Cavour è tallonato dalla sinistra neo-giacobina, Mazzini e Garibaldi, che invece Roma la vogliono prendere. E allora Cavour capisce perfettamente che all'indomani della guerra di Crimea sarà possibile sedere al tavolo dei vincitori e fare in modo che Napoleone si convinca che bisogna fare la guerra all'Austria per permettere a Vittorio Emanuele II, al giovane Vittorio Emanuele II, di occupare la Lombardia. Però a questo punto Napoleone non vuole andare avanti perché capisce che gli italiani si stanno troppo buttando dalla parte dei rivoluzionari che vogliono occupare tutta l'Italia e magari trasformarla anche in repubblica. Napoleone è appoggiato dai cattolici, questo non se lo può permettere. E Cavour capisce perfettamente che a questo punto, se si abbandona la sponda francese all'indomani della seconda guerra di indipendenza, come è accaduto, c'è pronto la sponda di ricambio, che è la sponda britannica, perché gli inglesi intanto odiano il Papa, primo. E poi, secondo, ambiscono ad avere una grande molo mediterraneo al servizio dei loro interessi industriali e navali, cantieristici, eccetera. E quindi, naturalmente, i vari nostri piccoli operatori capitalistici, i vari Rubettino, eccetera, si aspettano che sia l'Inghilterra industriale a permettere all'Italia di fare un passo qualificante avanti, e l'Inghilterra permetterà anche all'Italia di prendere il Roma e di cacciare il Papa. Però per questo ci vorrà un'altra guerra, ci vorrà la guerra imbastita dalla regina Vittoria, preliminare definitivamente Napoleone, il quale fra l'altro ha il possesso della maggioranza delle azioni sul canale di Suez, e bisogna prendergliele perché bisogna che Suez sia libero, perché è la strada oceanica per arrivare all'impero inglese. E Ma è infatti giusto lei dire, ha. professore, mi scusi, proprio in base a quello che lei sta dicendo, facendo il paragone con Camillo Benso, Conte di Cavour, Mussolini un po' era anche un sognatore? No, Mussolini era un buon. Io sì, penso di sì, insomma, come tutti i grandi leader politici, però Mussolini era uno che faceva la politica. E faceva la politica con le possibilità che gli veniva data da un piccolo paese, un paese povero, un paese che bisognava portare a livelli di sviluppo industriale che ancora non Agricolo. c'era, meno agricolo. Era uno che era riuscito a fare una rivoluzione appoggiato al denaro degli agrari che non vogliono la riforma agraria. E nello stesso tempo lui era un vecchio socialista, convinto che la riforma agraria ci voleva, però non la poteva fare perché i nemici della riforma agraria arrivano fino ai piedi della corona. La corona è contro la riforma agraria. E allora si fa la riforma agraria in un'altra maniera, si inventa una politica sociale, si inventano le bonifiche, si inventa lo Stato sociale. È tutt'altro che un sognatore. Mussolini fa delle cose colossali in Italia. Fanno ridere questi che non lo vogliono riconoscere. Sono cose colossali fatte in un piccolo paese, in un paese svantaggiato, eccetera. Forse Mussolini avrebbe avuto bisogno di avere un paese un po' più ampio. Non ce l'ha a disposizione. A disposizione ha un paese con le spalle gracili, però riesce a fare, anche con una certa fortuna, delle cose notevolissime. Dopodiché, naturalmente, a questo punto vuol continuare ad avere la leadership europea, che a livello diplomatico, a livello di prestigio lui ha già, e per cui a quel punto lui vuole entrare in guerra perché si vuole sedere al tavolo dei vincitori, come Camillo Benso, conte di Cavour, il quale siede al tavolo dei vincitori dopo aver parteggiato per i vincitori. E i vincitori sono la Germania. Hitler è quasi a Parigi.
In Inghilterra ormai si stanno apprestando all'idea che prima o poi arriveranno i tedeschi. Churchill fa di tutto perché questo non succeda e gli riesce. Chapeau, insomma. Però a quel punto i giochi sono che i tedeschi sono sull'orlo della manica. Hanno occupato Parigi, stanno occupando Parigi. A questo punto Mussolini si rende perfettamente conto che se non entra in guerra, il posto a sedere tra i vincitori al tavolo della pace lui non ce l'ha. E a questo punto deve entrare in guerra. E lui lo sa benissimo. È perfettamente inutile che il generale Badoglio gli vada a dire: ma noi non abbiamo la possibilità di fare la guerra. Lo sa, tanto la guerra l'hanno già fatta i tedeschi. Noi quel pezzetto di guerra che facciamo in Francia è ridicola. Noi ne buschiamo dai francesi. I francesi hanno bombardato Genova, i francesi hanno bombardato Piacenza, i francesi ci hanno fatto fare delle figure di merda esattamente mentre Hitler entrava a Parigi, roba da vergognarsi. Però naturalmente la propaganda fascista queste cose le mette immediatamente a tacere. Mette immediatamente a tacere i movimenti che nascono a Genova, a Piacenza. Dice: ma come? Ma siamo alleati del grande vincitore che sta entrando a Parigi e noi ne buschiamo i francesi, ma è così. L'occupazione di Mentone, di Nizza, eccetera, è stata una cosa ridicola. Poi, una volta occupati, gli italiani si sono comportati anche bene e ne sanno qualche cosa gli ebrei del posto, che avevano una paura matta e arrivassero i tedeschi, anche se nessuno poteva immaginare quello che si stava già cominciando a preparare, che poi sarebbe scoppiato più tardi. Però una volta, gli italiani sono Però scusi professore, la devo militarmente. interrompere per chiederle una cosa. Il 25 aprile Draghi ha detto: italiani, brava gente, mica tanto. Lei adesso sta dicendo una cosa che, mi lasci dire, è un po' in contrapposizione con le dichiarazioni pubbliche di Draghi un giorno come il 25 di aprile. Quindi, Io credo italiani, italiani. brava gente, sì o no? Ma io non vedo perché gli italiani siano più brava gente degli altri. In Etiopia l'hanno buscata nella prima guerra d'Etiopia e quindi lasciamo perdere come si sono comportati fra il 94 e il 96. In Libia si sono comportati malissimo. Si sono comportati peggio di come si erano comportati i belgi, che è tutto dire, insomma, non dico nemmeno i francesi o gli inglesi. Poi per fortuna è arrivato Balbo, che era una persona moderata, con la testa sulle spalle, ma finché è rimasto Graziani, viceré, che si voleva banalmente vendicare perché l'aveva a un certo punto preso prigioniero, eccetera, anche perché era un uomo di scarsa intelligenza e di scarsa capacità militare, ma Graziani è riuscito a fare soltanto il macellaio. L'ha fatto in Libia e poi l'ha fatto in Africa. In Africa l'unico che riuscì a protestare un po' fu il Duca d'Aosta, che era una persona per bene, una persona seria e aveva una buona educazione britannica, per cui appena diventato viceré a Addis Abeba disse: beh, ma non si fa mica così, viceré, perché Graziani l'aveva fatto come l'aveva fatto in Libia, l'aveva fatto malissimo, l'aveva fatto impiccando, l'aveva fatto ammazzando, l'aveva fatto commettendo delle atrocità indicibili nella guerra d'Africa. La guerra d'Africa è stata anche questa, l'occupazione militare che è durata poco africana è stata anche questo. Quale brava gente, gli italiani, come la storia degli italiani che adesso vanno in Iraq, vanno in Afghanistan, danno le caramelle ai bambini, ci giocano a pallone, ma quando mai? In Iraq e in Afghanistan noi stiamo facendo gli ascari della NATO, gli ascari dell'esercito italiano, e non è vero che siamo stati tanto bravi. Ci sono state delle cose che sono state rapidamente messe a tacere, fatte dall'esercito italiano repubblicano, e che non sono state molto commendevoli. Abbiamo dei piccoli armadi della vergogna per quello che abbiamo fatto, per esempio, in Iraq dopo il 2003. E tutte queste cose poi a un certo punto sono state nascoste, il popolo di Nassiriya, ma non è vero.
Noi non abbiamo nemmeno avuto il coraggio di fare il processo a noi stessi da paese democratico nei confronti di questa cosa. Ora io non so, mi è sfuggita, io non sono molto attento alle dichiarazioni del presidente Draghi, dico la verità, non mi è potuta sfuggire quella orrenda fesseria che lui ha detto a proposito di Erdogan, dittatore sì, ma dittatore sta con noi, eccetera, scatenando un pandemonio, un terremoto, ci è voluto soltanto un personaggio come Battista per dargli ragione, insomma, perché è stato di un maldestro in quell'occasione veramente, veramente infame. Fra l'altro, questa divisione demenziale che si fa tra presidenti autoritari che tengono con mano ferma e che sono quelli che stanno dalla nostra parte, dittatori quando stanno dall'altra parte, vera o presunta che sia, è ridicola perché Bashar Assad o Erdogan debbano essere dittatori, mentre si debba parlare di un imbecille, oltretutto sanguinario come Bolsonaro, se ne debba parlare come il presidente Bolsonaro, io lo devo ancora capire. Come si fa a nascondere tutti i gorilla sudamericani che gli americani hanno messo nell'America meridionale a prendersela unicamente, che so io, con Maduro, come ci si prendeva con Chavez, questo lo devo ancora capire, ma è la realpolitik che ci insegna a farlo, ma non mi sembra che Draghi sia poi così originale quando parla di certe cose. Ecco, perché abbia detto gli italiani brava gente mica tanto, ma è vero, insomma, noi non abbiamo mai dato prova di essere particolarmente brava gente di altri, forse di essere leggermente più cialtroni, di avere leggermente meno stile degli altri, questo magari sì. Forse siamo stati un pochino più corrotti e il corrotto è più accomodante di un non corrotto, e questo ha fatto sì che quando combattevamo con i tedeschi dessimo l'impressione di fare la solita coppia del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, ma per il resto poi quando ci accusano di aver fatto certe cose in Jugoslavia, è vero, l'esercito italiano le ha fatte, non solo la milizia, anche i carabinieri e anche l'esercito vero e proprio. E ci sono le prove provate di tutto questo. Le foibe non sono nate per nulla, anche questo, insomma, i politici di destra dovrebbero avere la realpolitik di cominciare con l'accettare la realtà qual è e poi naturalmente dire tutto il resto, ma giocarsi le foibe come contrappeso dei campi di sterminio e dell'Olocausto è semplicemente ridicolo, è una buffonata, insomma. Le foibe sono state una grossa tragedia, ma non erano, tanto sono state abbastanza limitate, grazie a Dio, numericamente, ma poi è chiaro che non erano una realtà programmata o roba di questo genere, era anche un qualcosa che nasceva da uno sbocco d'odio, che poi, come tutti gli sbocchi di odio, quando finiscono, spariscono oppure danno luogo a pentimenti, danno luogo a resipiscenze, eccetera, eccetera. È stata una grossa tragedia, ma non c'è niente da negare. Ed è aberrante fare un confronto fra la Shoah e le foibe, perché sono state due cose del tutto diverse. Del resto, quando si parla di foibe, le foibe sono roba del 45, bisogna tenere presente cosa era successo e cosa sarebbe successo anche dopo nella penisola balcanica. Insomma, le ceste di occhi che gli Ustascia regalavano al Poglavnik ante Pavelic, gliele portavano fin sull'ufficio, perfino nell'ufficio a Zagabria, no? Se racconta malaparte, qualche volta racconta anche delle menzogne, però in quel caso ci sono altre testimonianze e dicono le stesse cose. Beh, quegli occhi, sa, un essere umano di occhi ne ha due. Per fare un paniere di occhi bisogna accecare alcune centinaia di persone. Questa è stata anche la Seconda Guerra Mondiale, però mica Sono tutti. cose indicibili, professore.
Senta, le Sì, chiedo però ancora sono due. cose che le hanno fatte i nostri alleati Ustascia croati che combattevano con la nostra milizia italiana, che probabilmente non tagliava, non levava gli occhi a nessuno, avrà violentato qualche contadina, ma insomma, però ecco, immagine per dire italiani brava gente, mi sembra che non ci siano stati nemmeno a Nassiriya o nemmeno in Afghanistan adesso. Non parliamo quindi di quello che è successo prima, ecco. Professore, senta, mi scusi, ancora due cose le chiedo e poi la lascio, che siamo andati per le lunghe, ma è sempre un grande piacere parlare con lei. Le chiedo, è vero, che gli americani hanno fatto di tutto per avere Mussolini vivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Perché gli Può darsi. interessava sapere certe cose e perché ritenevano fosse un ottimo stratega? Ma che ritenessero che fosse un ottimo stratega non lo so più. Mussolini dell'anteguerra ha un credito. Mussolini del 45 ce n'è tutto un altro. Che ci fosse qualche fra i medici americani. Qualcuno ha attardato su idee ottocentesche, eccetera, o lombrosiane, una roba del genere, volesse studiare il cervello di Mussolini. È quasi possibile. Ed è un discorso che quando lo si fa, portando delle prove, io non ho mai ritenuto, perlomeno io non mi sono mai imbattuto in prove di prima mano su questo. Però devo dire che io faccio il medievista, non faccio il contemporaneista, per cui sono abbastanza esperto di cose storiche per vedere quando una nota è fatta male, o quando è di seconda mano, o quando è scopiazzata e quando è invece originale, ma non vado oltre. Io personalmente non ho mai letto cose convincenti su tutte queste balle, però non le ho mai studiate direttamente, quindi non posso dire nulla. Ciò premesso, è chiaro che c'erano delle simpatie per Mussolini, è chiaro che le simpatie per Mussolini, ma insomma, Franklin Delano Roosevelt, che è lo stesso che poi non ha dichiarato guerra all'Italia e alla Germania, perché poi ci abbiamo pensato noi, perché è stata anche l'Italia che ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America e non viceversa. Ma Franklin Delano Roosevelt, da buon democratico, sapeva che in certe zone degli Stati Uniti, non ultimi i distretti di New York, erano gli italoamericani che avevano votato e che votavano direttamente, sempre esclusivamente democratico, e aveva un'idea sull'Italia che era l'idea maturata dopo il 29, quando sociologi americani vengono a studiare la riforma agraria nell'agro-pontino e vengono a studiare l'architettura e l'urbanistica in Italia. Questa era l'idea che i democratici, cioè non i repubblicani, ma che erano abbastanza filo inglesi, eccetera, eccetera, ma i democratici avevano dell'Italia, anche perché il Partito Democratico era pieno di italoamericani e dove c'era certamente, come è stato dimostrato dopo, una buona forte percentuale di antifascisti, ma c'erano anche quelli che facevano propaganda per i fasci italiani all'estero, e una professoressa, una collega italiana, che è Anna Maria Martellone, che è una delle studiose migliori uscite dalla scuola di Giorgio Spini, che è stato un americanista notevole, ha scritto sugli Stati Uniti d'America delle bellissime cose. Beh, Anna Maria Martellone ha scritto un libro sul North End, cioè sul quartiere italiano di Boston, dove fra l'altro ricorda, in parte lo dimostra lei di prima mano, perché è una che è stata a lungo negli Stati Uniti, e in parte lo ricorda, perché è roba già studiata da altri americanisti italiani, come l'attività filofascista o fascista tout court. C'erano addirittura le case del fascio, i fasci italiani all'estero, il giornale, uno dei primi giornali di New York, che è rimasto anche nel dopoguerra, era il Progresso italoamericano, che ha continuato a essere un foglio che faceva propaganda neofascista. Io mi ricordo di aver visto, studente negli Stati Uniti d'America negli anni 60, di aver visto il progresso italoamericano che in tempo di elezioni italiane usciva con in prima pagina la grande fiamma tricolore del movimento sociale italiano. E si era nel 62-63, insomma.
queste cose c'erano quando io lavoravo negli Stati Uniti negli anni, ormai ero già professore, alla fine degli anni 70, primi anni 80, avevo molti amici italoamericani, molti colleghi italoamericani e ce n'era uno, il professor Trivelli, di famiglia abruzzese, perfetto newyorkese, ma di famiglia abruzzese che parlava perfettamente italiano, magari con l'accento leggermente abruzzese, che mi diceva che in casa sua, come in molte altre case italiane, alcune ne ho visitate anch'io, ordinariamente c'era sempre sotto il crocifisso un quadretto fatto in due sezioni dove c'erano insieme Roosevelt e Mussolini. E questa era una realtà che si conosceva perfettamente negli Stati Uniti d'America. È stata una grande delusione quando l'Italia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti. E il grande dolore anche quando, nonostante tutto, Mussolini ha fatto la fine che ha fatto. Il professor Trivelli mi ricordava di suo padre, vecchio abruzzese, che l'inglese era sempre parlato malissimo, ma che la mattina del 29 aprile, quindi domani sono 75 anni, del 1945, tornò a casa. All'ora di pranzo, perché era un operaio, e senza dir nulla mise sul tavolo il New York Times, seconda pagina, la prima pagina, dove si parlava dell'uccisione di Mussolini. Tutte queste cose poi sono state anche molto studiate in Italia, non so, personaggi, non so, molto, americanisti molto buoni, non so. Federico Romero, per esempio, ma queste cose sul fascismo come sull'antifascismo negli Stati Uniti sono note, e quindi è molto probabile che gli americani non volessero che Mussolini morisse. Da questo a fare tutto quello che poi si è detto, mandare le spie, mandare gli agenti segreti, non lo so, come si parla di agenti segreti inglesi invece inviati appositamente dall'Inghilterra per fare in modo di entrare in possesso dei documenti che Mussolini poteva avere, ma questi documenti poi uno si chiede sempre che cosa fossero, perché in fondo la corrispondenza con Churchill si conosce. Io sono uno storico, ho il massimo rispetto per i documenti originali, ma non credo che in queste lettere manoscritte o scritte a macchina ci fossero poi le prove di che cosa. Forse c'erano le prove di una cosa che Churchill avrebbe voluto far sparire. E questa è una cosa plausibile, la dice anche De Felice. E l'hanno detto anche molti altri storici, che in realtà Hitler ha sempre esercitato una pressione piuttosto moderata nei confronti dell'Italia, perché l'Italia entrasse in guerra. A Hitler interessava che la Spagna entrasse in guerra, perché la Spagna entrata in guerra voleva dire prendere Gibilterra. Ma che l'Italia entrasse in guerra nelle condizioni in cui era. Certo, Hitler lo sapeva, se la Spagna fosse entrata in guerra, poi la guerra contro gli inglesi avrebbero dovuto fare i tedeschi, perché gli spagnoli erano ormai sdraiati per terra, perché non avevano più nulla dopo la guerra civile. Però gli italiani non erano messi poi tanto meglio. Hitler lo sa benissimo e sa bene che gli italiani in guerra significa dover difendere poi un fronte che va dall'Albania fino alla Libia e ha davanti eserciti coloniali abbastanza forti, oppure anche eserciti delle altre repubbliche balcaniche. Non è un mistero per nessuno che noi non siamo riusciti a vincere la guerra in Grecia, ma che i greci ce le hanno date, e ce le hanno date come ce l'avevano già date i francesi quando ci siamo permessi di entrare in Francia armati nel giugno del 40. I greci ci hanno tenuto in scacco, e come. Gli alpini della Iulia saranno stati bravissimi come partigiani, non discuto, ma come alpini, poveracci, non per colpa loro forse, ma perché erano pochi, perché erano malo armati, in Grecia non ci hanno fatto una gran bella figura, e anche questo lo dovremmo sapere, insomma. Ora, che gli inglesi volessero mettere le mani sulla documentazione che avrebbe dimostrato come Churchill avrebbe desiderato
che Mussolini entrasse in guerra e ci entrasse con i tedeschi, in maniera che in un eventuale armistizio Mussolini poi facesse di nuovo quello che aveva già fatto nel 1938, cioè riuscisse a fare un po' l'ago della bilancia, e questo riducendo lo svantaggio dell'Inghilterra, di un'Inghilterra che si fosse presentata come virtualmente perdente al tavolo di un'eventuale pace, una pace però che sì, Hitler la voleva. Hitler ha, nell'ottobre del 40, ha ufficialmente offerto la pace all'Inghilterra in un preciso discorso al Reichstag. E l'Inghilterra, cioè Churchill, ha decisamente rifiutato la pace. E tutto questo noi a Churchill gliel'abbiamo perdonato subito, anzi è stato un titolo di merito storico l'aver rifiutato quella pace, ma gli inglesi non la pensavano mica nella stessa maniera. Gli inglesi appena hanno potuto a Churchill gli hanno fatto perdere le elezioni. Che queste cose poi siano state abbuiate accuratamente è un altro discorso, ma la storia è precisa al riguardo. All'indomani della guerra vinta, Churchill viene estromesso dalla maggioranza immediatamente ed è quello che ha permesso alle forze, diciamo, del fronte democratico, eccetera, chiamiamolo come vogliamo, di vincere la seconda guerra mondiale con la sua ostinazione. Però la sua ostinazione gli inglesi l'hanno pagata dura, giorno per giorno. I bengalesi l'hanno pagata peggio perché sono morti di fame. Ma anche gli inglesi non hanno scherzato. E di questa cosa l'opinione pubblica inglese poi una grande gratitudine nei confronti di Winston Churchill non l'ha mai dimostrata, che naturalmente poi la storia ufficiale non abbia mai accusato il colpo in questo modo, perlomeno con questa intensità, con questa, anche con questa sicurezza, beh, senza dubbio, insomma, le cose hanno una logica in questo campo. Non si può vincere una guerra e nello stesso tempo accusare pubblicamente chi l'ha voluta, perché chi l'ha voluta l'ha vinta e quindi politicamente ha dimostrato di aver ragione. E però i morti restano morti, la fame resta fame, le malattie restano malattie, 5 anni di paura continua e di privazioni, sono 5 anni di paura continua, di privazioni, di figli al fronte, di gente che non riesce ad andare avanti, gli inglesi non, gli americani no, ma gli inglesi la guerra l'hanno fatta sul serio, non come i tedeschi, ma l'hanno subita, i francesi l'hanno subita molto meno, perché l'occupazione tedesca in gran parte, almeno fino ai momenti dell'ingresso poi degli alleati sul fronte europeo, ma in fondo i francesi, bene o male, sia sotto Vichy sia sotto l'occupazione, se la cavavano, ma l'Inghilterra no, l'Inghilterra si faceva fame, esattamente come in Germania, molto più che in Italia. E anche queste cose bisogna tenerne conto, perché altrimenti poi diventa tutto facile, tutte le vacche diventano grigie, invece no. Vacche sono di vari colori a seconda, dei contesti in cui ci si muove. Senta, professore, un'ultimissima cosa e poi la lascio. In questi giorni, in queste settimane, si è riaperto una sorta di focolaio di guerriglia in Irlanda del Nord. Lì la storia è molto lunga. Non so se lei ha seguito un po' la situazione, ma sicuramente conosce bene cosa è successo in Irlanda del Nord. Ecco, secondo lei questo focolaio rischia di divampare nuovamente o verrà messo a tacere? No, io credo che non succederà niente, anche perché in fondo tutto questo rientra in un movimento un po' più ampio che è l'assestamento dopo la Brexit, che credo che non durerà poi troppo a lungo. Per cui quello che succede in Irlanda, quello che potrebbe succedere in Scozia, il compianto Sean Connery ha promesso per anni, prima o poi ci sarebbe stata la guerra civile, salva naturalmente, salva la fedeltà alla regina, nessuno metteva in discussione il
il potere della corona in Scozia, ma la regina è la regina, era la regina degli scoti, non era la regina degli inglesi. E in effetti è così. Il Regno Unito funziona in questa maniera. Ebbi la fortuna di lavorare a Edimburgo nel 1976 e arrivò la regina. La regina fu accolta in maniera veramente regale, delirio in tutta Edimburgo. Poi, fra l'altro, il principe consorte era anche il duca di Edimburgo ed era lì. Però c'era una cosa che si notava: la città era piena di Welcome to the Queen of Scots, di grandi manifesti che dicevano benvenuta la regina degli Scoti. E Edimburgo era una visione meravigliosa, piena, pavesata dappertutto di bandiere, solo che erano la bandiera azzurra con la croce della Sant'Andrea bianca, scozzese, oppure la bandiera reale scozzese, che è la bandiera gialla con leone rosso. Sì. Solo non c'era un Union Jack in tutta Edimburgo, dall'università fino all'ultima casa dell'ultimo operaio. Bandiere sì, bandiere dappertutto, però non c'era una Union Jack. E questo, ed è Edimburgo, eh? Edimburgo, insomma, è la capitale lealista della Scozia, non dell'Irlanda. La Scozia e l'Irlanda sono cose abbastanza diverse, fra l'altro. E quello che potrà succedere in Irlanda probabilmente sarà una ripresa di una vecchia. È escluso ormai che i giochi si possano riaprire, che l'Irlanda indipendente possa in qualche modo espandersi a favore dell'Eire, insomma, dell'Irlanda unionista, ecco, questo no. Però certamente anche quella è una piaga che noi non riusciamo troppo bene a capire, perché queste cose non le abbiamo vissute, perché la storia di questi paesi la conosciamo poco e male, anche perché non sappiamo la durezza con cui si è combattuta la guerra civile, quando si è combattuta alla fine del 600, inizi del 700, è stata un'enorme carneficina che in generale resta quasi non nemmeno menzionata nei nostri libri di storia. Nei nostri libri di storia Oliver Cromwell è uno statista che spesso viene sbagliato con un filosofo, perché i ragazzi del liceo lo sbagliano con Burke, con Berkeley, con Hume. Beh, Oliver Cromwell è stato uno dei più sanguinari criminali della storia, però non lo dice mai nessuno. E anche queste cose andrebbero dette, ma non per fare la collezione dei criminali. La storia è piena di criminali, come anche di brave persone, non è questo il punto. Però bisogna cercare di capire che in Inghilterra c'è stata una situazione rivoluzionaria violentissima che storicamente poi è passata tutta come un po' la polvere che si butta sul tappeto quando si fanno le faccende, sotto il tappeto quando si fanno le faccende domestiche. La Glorious Revolution, Guglielmo d'Orange, no? La vicenda di Cromwell è stata particolarmente violenta e sanguinosa, e sono le basi poi della democrazia inglese, però quelle basi non sono assolutamente del tipo che si dice di solito quando si legge nei libri di storia, che mentre la rivoluzione francese è stata sanguinaria e quella americana è finita in una guerra civile vera e propria, la rivoluzione inglese è stata una passeggiata gioiosa, un po' come la rivoluzione dei garofani in Portogallo. A parte il fatto che la rivoluzione dei garofani in Portogallo ha avuto delle pagine di una violenza e di una ferocia inaudita, anche quella naturalmente immediatamente nascoste, come del resto si nascondono le violenze della rivoluzione d'ottobre, del quale io personalmente sono un grande ammiratore, ma proprio perché sono un grande ammiratore ne ho letto abbastanza per sapere che basterebbe aver letto Il dottor Civago di Pasternak. Però Io ho visto siccome il film, italiano, professore. ecco, anche da quello si vedono alcune cose, ed è poco.
Per cui quando si fa questo giochetto vagamente assolutorio nei confronti della rivoluzione d'ottobre, si fa il gioco delle tre carte in storia. Io capisco le ragioni per cui si fa questo, capisco gli errori di prospettiva, capisco tutto, però richiamo il fatto che noi gli strumenti per saperle, queste cose, ce le abbiamo comunque, come abbiamo gli strumenti per capire che quando, come dicono molto spesso i conservatori di destra, tutto il mondo ce l'ha con l'Occidente, chissà perché, forse per invidia, perché gli abbiamo portato la civiltà, no, loro dimenticano quello che noi abbiamo combinato durante i 5 secoli di potere coloniale. E sono state pagine infami, insieme ad altre cose, certo, lo so anch'io che abbiamo portato la cultura occidentale, magari non ce l'avevano chiesta, però noi gliel'abbiamo comunque portata, però beh, insomma, gli abbiamo fatto pagare anche un certo prezzo, insomma, tutte le materie prime e tutta la forza lavoro, compresa quella schiavista, sono state le basi dell'espansione della cultura occidentale fra 500 e 900, ma la maggior parte dei liceali, ohimè, docenti compresi e non solo studenti, sono convinti che il mondo è diventato occidentale grazie principalmente alla forza del progresso, della scienza, eccetera, e magari anche ai missionari cristiani, no? Le cose sono andate in modo molto diverso, però noi non lo studiamo, però d'altra parte adesso bisognerà cominciare a studiarlo perché la storia ci sta mettendo nelle condizioni ci sta presentando il conto anche in questo. Nel 2001 il presidente Bush, che era anche un personaggio di cultura abbastanza modesta, si poteva ancora chiedere: ma perché ci odiano tanto? E oggi non si può più farlo. Oggi abbiamo avuto a disposizione una ventina d'anni per cominciare anche nelle nostre scuole a capire qualche cosa di che cosa sia stato l'Occidente, realmente di cosa è stato l'Occidente, cioè perdendo tutto l'oro e il similoro che si era messo sulla storia occidentale, guardandola realisticamente per quello che è stato. Poi io non dico nemmeno né bene né male, perché io di mestiere non faccio né l'avvocato né il missionario né lo psicanalista. A me non mi interessa chi ha ragione, chi ha torto, chi ha commesso crimini, chi non li ha commessi, però facendo il mestiere che faccio, i crimini sono come le buone azioni. Emergono e bisogna tenerne conto. Professore, è stato veramente cortese e gentile a dedicarci queste 2 ore che abbiamo passato assieme, trovo fantastiche per tutti quelli che ci hanno Contento ascoltato. lei. E io ricordo per concludere, visto che abbiamo fatto una piccola parentesi anche parlando di cinema di un certo tempo, che per curiosità il primo film sonoro è del 27 e il titolo e io tra l'altro questo film l'ho visto e ce l'ho, è Il cantante di jazz. Un film curioso perché è un film per l'80%, il 90% muto, poi il protagonista fa blatera, diciamo, se possiamo dire, qualche frase che non si capisce bene. Non a caso è il primo film ed è il film che segna la nascita, no, dell'era del cinema sonoro. Ma questo film è curioso perché il protagonista è un ragazzo ebreo che sconvolge, diciamo, le tradizioni di famiglia perché non vuole cantare in sinagoga dal papà, che è un rabbino famoso, come hanno fatto in precedenza tutti i maschi della famiglia per 4-5 generazioni, non ricordo. Lui ama il jazz, che allora spopolava, no? E iniziava a spopolare, e per questo vorrebbe appunto dedicare la sua carriera al jazz. Il padre lo osteggia, ne nasce una discussione. Il ragazzo scappa e che cosa fa? Cambia il nome in Jack Robin e si dipinge la faccia di nero per seguire le sue aspirazioni di cantante di jazz. Quindi è una storia curiosa, no? Proprio per dire, lei citava la musica jazz, no? Ed è curiosa questa storia. Ecco, io prima ho citato
alcuni ruoli di personaggi di colore, sempre di secondo piano, che fanno sempre la parte di, diciamo, o persone di servizio o portaborse. Ho citato il film Casablanca, ho citato Via col vento. Ecco, questa è un'altra storia molto curiosa che segna poi la nascita del cinema sonoro negli Stati Uniti. Professore, io la ringrazio veramente tantissimo. Il suo libro Grazie lo consiglio a tutti, ricordo Il dovere della memoria, casa editrice La Vela, è un libro del 2020, professore, no? a lei. Sì, è del 2020. Scritto anche, penso, durante la pandemia, quindi In parte almeno, sì. in parte almeno durante la pandemia, quindi lo consiglio a tutti perché vale veramente la pena di leggerlo. E chi lo legge, qualunque sia il suo pensiero, diciamo, politico, farebbe bene a riflettere su tanti concetti che ci sono in questo libro. Professore, grazie e speriamo di risentirci Spero che prossimamente. lei abbia ragione rispetto a quello che lei dice, su questo io non sospendo il giudizio perché non sta a Beh, me scrivere. lo dico io ed è una mia forte convinzione. Grazie, grazie Dante. Professore, grazie. Rimaniamo poi magari un attimo per salutarci fuori onda. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima. Bene, grazie, arrivederci.